fatica oggi, perché non c'è la neve, ma ieri si è arrivata con gli sci, il suo personale. Grazie ieri. Vieni qui. Se devo passare quei sci, se sono malevoli, se ti abbiamo cambiati per strada. Buongiorno cara. Buongiorno. Bentornata veramente. Come stai, prima di tutto? Bene, bene. Oggi ti avevo fatto un po' di festa, hanno voluto farti un po' di festa qui la regola, insieme al Kral Ladin, che ha voluto veramente festeggiarti. Come ti senti? Iris, dopo questa giornata, questo saluto che Padola ha voluto darti. Sono davvero molto emozionata, soprattutto vedere così tanta gente che è qui per me, mi fa sperare per il futuro, mi fa venire ancora più voglia di fare bene, di allenarmi e di continuare con questo sport, perché a quanto pare è la strada giusta. Spero che in futuro riuscirò a continuare a dare queste soddisfazioni a tutta questa gente e mentre basta, sono davvero contenta. Mentre dire due parole, diciamo che lei è stata bravissima, è riuscita a vincere a 17 anni e batte quelle più vecchie di lei. Si vede che c'ha passione come avevo passione io, perché per riuscire a ottenere un risultato bisogna avere una grande passione. Qualche volta qualcuno lo tiene anche senza avere proprio tanta passione, perché c'è un fisico eccezionale. Anche lei mi sembra proprio, forse non ha un fisico eccezionale di essere, di poter vincere vuol dire che questo risultato l'ha ottenuto con la voglia e se continua così avrà tutto un avvenire davanti. Complimenti. Beh. Complimenti sicuramente detto dal grande Maurilio.